Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio, io sono Francesco e oggi siamo in un nuovo quiz. Questa volta su quanto conosci One Piece. Che diciamo in due riusciamo a creare una mente che forse riusciamo a fare metà test. Se è difficile come quello di Dragon Ball della scorsa volta, ragazzi andatelo a vedere, che c'erano alcune cose che non si capiva veramente dov'è. Io devo dire che One Piece conosco parecchio bene, quindi speriamo di fare. Vai. Inizia. Come si intitola in italiano One Piece? Allora, qua, lo so, io lo so. Alla rembaggio. No. Incredibile. Dai. Giusto. Che cosa sono i berry? La moneta in circolazione nel mondo di One Piece, dei frutti magici, dei piedi indistruttibili. No, questo è semplice, dai, sono delle monete. Delle monete. Perché, diciamo, ci sono dei tagli e tutte le cose. È la tua risposta undefined. Qual è la caratteristica principale del protagonista Luffy? È un uomo di plastica, di latta o di gomma? È di latta. Di latta. Ragazzi, dai. Allora, speriamo. Molto semplice. Perché anche quello della scorsa volta era partito così. Come si chiama il frutto che Luffy ha mangiato da piccolo? Gum gum. Quello. Ok. Comunque ragazzi, se vedete tipo Electrolux da qualche parte, non è la fiesta, lancia Y, non possiamo toglierla. Forza no. Kuga. Aspetta, la Kuga la possiamo togliere, questo no. No. Vabbè dai, pubblicità, ragazzi ci hanno pagato ovviamente, sì, la lancia ci paga. Qual è la caratteristica del titolo di One Piece nella versione originale? Scritto tutto in simboli, scritto tutto in minuscolo e scritto tutto in caratteri latini. Sì, tutti in simboli, nel senso che... Simboli? Ah, no. Perché c'è la... Caratteri latini, va bene. Ok. E anche qua dobbiamo impegnarci però. Ma... Non dobbiamo cercarle. Vabbè, chi è guidato... ancora forte. Da chi è guidata l'armata rivoluzionaria? Ah, questo lo so, questo lo so. Dai, me le sono viste le tue recensioni, le tue cose, le tue teorie. Quindi è Monkey D. Dragon. Ok, ok. Che professione svolge Nami all'inizio della storia? La ladra. Okay, la ladra, perché mi ricordo che c'era la cosa delle arance e tutte le cose. Incredibile. Come si chiama l'organizzazione che governa il mondo in One Piece? Allora, governo mondiale. Ma perché le altre diciamo non hanno molto senso. Cioè flotta mondiale, esercito mondiale. Suona anche male. Oda ci tiene a queste cose. A cosa si riferisce l'espressione One Piece del titolo? Un pezzo. Croa. E quindi? No, un antico pirata, un tesoro inestimabile, un vascello scomparso. Dai, lascio rispondere a te. Vabbè, un tesoro inestimabile. Il famoso One Piece, che è il nostro Luffy. Che comunque c'è scritto Rufy. Vorrei... Ora qua io... Diventa One Piece in Italia. Che poi ti danno molto margine. 2000, 2001, 2002. Insomma, noi siamo 2001. Dovrebbe essere 2000. 2001. Dovrebbe essere. Invece è 2002. No, oh! Dai, facciamo un errore. Quanti film sono stati prodotti di One Piece? Bisogna vedere quando, come, perché, quali. Boh, io direi 8 perché non lo so, non ne conosco tantissimi. Secondo me sono 12. Ce ne sono così tanti? Sì, un po'. Non lo so, che io devo fare da. E poi si scopre che è 10. Speriamo, cioè. Ambero pecicci cocco. No, vabbè, dai. Mettiamo... No. Prima era 2001, quindi era a metà. Quindi infatti facciamo film da 12. Dai. Oh, giusto! Cos'è la linea rossa? No, vabbè, questo è... Secondo me no. È una striscia di mare. Sì, che è quella che ti porta alla... No, un continente. Effettivamente è un continente, vabbè. Sì, sì. Tu mi devi correggere, io non stavo qua. Ho fatto ridare i gioppe! Incredibile! Che in italiano è Rendi Rendi Gioppe. Rendi Rendi Gioppe. Per aiutare tutto. È una renna. Almeno qua. Perché Rendi Rendi, dai, almeno da quello. Qual è il segno di Zoro? Del sogno di Zoro? Diventare il capitano di vascello. Diventare capitano di vascello. Poi gli articoli. Vabbè. Diventare un famoso cacciatore di taglie. Diventare il miglior spadaccino al mondo. Diventare il miglior spadaccino al mondo. Almeno questo. La prossima siamo l'ultima. La prossima rispondi tu.
Quanta moglie ha di Luffy? Sbaglio, 500. Allora, io ricordo pure ci... Siccome... Allora... lo stesso problema della scorsa volta. No, è coso... Sarà un quiz vecchio. No. Siamo così. Vabbè. Tutto. Allora... E infatti quella io mi ricordavo, 000. Mi ricordavo 500.000. Quella di 400.000 era quella di prima, ma ora è 500.000, quindi. Quindi allora aspetta. Chi l'ha fatto questo test? Lo dobbiamo contattare. O non si capisce niente. Beh. Vabbè, non si sa niente. 12 giuste Ruffy. Perché l'85% degli utenti ha ottenuto questo risultato. Ok. Però noi vogliamo sapere chi l'ha fatto questo test per andarglielo a dire. Non si può sapere. Non si può sapere, cioè è stato fatto da televisionando. Chissà chi l'ha fatto. Però se qualcuno veramente sta guardando chi ha fatto questo coso, magari sta guardando questo video, che aggiorni il suo test. Perché, come abbiamo visto, Luffy c'ha la taglia da 500.000. Ragazzi, il video diciamo che è finito, perché il quiz era questo. Ormai lo sapete, la domenica facciamo questi quiz che diciamo che vi piacciono, perché abbiamo visto che in media fanno 20-30 visualizzazioni, che alla fine è buono rispetto al famoso One Punch, la recensione di One Punch Man che è rimasta a 8, ragazzi, andatelo a vedere. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!